Sera, l'urlo nella testa, cinque colpi che tu senti in questa stanza hanno sporcato di sangue la tua festa. Ma quando finirà questa mattanza? Hai sentito la radio, ti hanno descritto la scena, fogliti vinti, tassati in cesta terra, farabutti. Ma tu stavolta gridi a voce piena e adesso ammazzateci tutti. Piangono i giovani, ma non sono piegati, loro sono stanchi di chi ruba la speranza. Monta lo sdegno, ormai si sono stancati, non c'è silenzio, locri sulla sabbia. La voce corre come in tutti i lutti, ma non è un pianto, è un grande urlo di rabbia. E adesso ammazzateci tutti. Roma, capitale della giustizia, siamo qui davanti al Consiglio Superiore della Magistratura a manifestare la nostra vicinanza e solidarietà al pubblico ministero Luigi De Magistris. De Magistris sta indagando in Calabria i poteri forti, non solo la mafia è il problema della Calabria e del Mezzogiorno, ma i colletti bianchi, il malaffare, la mala politica, le massonerie, deviate o meno, non mi importa. Noi siamo qui oggi a manifestare non solo vicinanza, non facciamo proteste, siamo qui a dire che oggi c'è da fare una scelta, si tratta di scegliere da che parte stare, se stare dalla parte dei poteri forti o se stare dall'altra parte. Noi siamo sicuramente dall'altra parte e mentre vengono incentivate a suon di leggi ad personam e ad lobbies che vengono fatte oggi in Italia, noi siamo qui pochi ma buoni e torneremo ancora di più in centinaia e migliaia di persone quando sarà presa la decisione definitiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Noi abbiamo fiducia dei magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura, noi sappiamo che non possono non tener conto delle quasi 100.000 firme che abbiamo raccolto in meno di 15 giorni. Ci sono 100.000 persone che hanno espresso vicinanza a un magistrato, non è mai accaduto prima d'ora che delle persone si schierassero a fianco a un magistrato vivo e non morto. In passato Falcone, Borsellino, Scopelliti, quando li si voleva fare fuori i magistrati scomodi, li si faceva saltare in aria e gli si sparava due proiettili in fronte. Oggi noi sappiamo che un magistrato, grazie a delle leggi molto particolari, che incentivano la penetrazione del potere politico nel controllo della magistratura, sappiamo che molte cose oggi invece sono possibili purtroppo, e allora non è giusto, non è giusto, e siamo qui a dirlo, siamo qui a dire che siamo noi in prima persona, ci devono trasferire tutti, ma non solo le persone che fisicamente sono qui, ma le persone che ci sono e ci stanno seguendo da 2 anni a questa parte. Quando siamo scesi a manifestare all'indomani dell'omicidio Fortugno, l'avevamo capito che la Calabria si trovava a scrivere una delle pagine più nere della propria storia. Però queste pagine nere noi non le vogliamo scrivere col sangue, noi le vogliamo scrivere con la ribellione di un popolo che si troverà ad operare con un bulldozer, ma per ricostruire, non per distruggere e basta. E assieme agli amici siciliani, assieme a Sonia Alfano, a Chicco e a tutte le persone, gli amici di Beppe Grillo, dei Meetup, noi siamo qui oggi e continueremo ad esserci ad oltranza accanto a chi si spende per la giustizia oggi in Italia e a chi è disposto a rischiare tutto pur di affermare i valori della legalità. Non ce ne andiamo al Columbus Day a dire che siamo belli e siamo bravi, restiamo qui a casa nostra a farlo vedere con i nostri soldi. Non ci pagano i partiti e i sindacati per fare le manifestazioni, per questo forse meglio pochi ma buoni. Mastella ci ha chiamato gente qualsiasi, portate negli studi di anno zero con chissà quale proposito. Io sono la figlia di un giornalista ucciso dalla mafia e Rosanna Scopelliti è la figlia di un magistrato ucciso dalla mafia. Forse Mastella non ricorda questi nomi perché lui ha altri tipi di amicizie.
Noi siamo qui per ricordargli che in Sicilia, come in Calabria e in tutto il sud, noi vogliamo la legalità e soprattutto vogliamo che De Magistris non venga trasferito. Anzi, chiediamo allo Stato italiano di mandare non uno, ma 1000 De Magistris in Sicilia, in Calabria e in tutta Italia. Abbiamo bisogno di gente che non conosca padroni, che non guardi in faccia a nessuno e che sappia scrivere nel registro degli indagati politici, magistrati e rappresentanti delle istituzioni corrotte. Col volto pallido, pallido di sangue, hanno capito che la paura è... Siamo qui davanti al Consiglio Superiore della Magistratura in Piazza Indipendenza a Roma, in delegazione con le associazioni, i movimenti e i singoli cittadini che hanno deciso di combattere questa battaglia a fianco di Luigi De Magistris. Stiamo raccogliendo le firme anche a Roma per sensibilizzare soprattutto il CSM. Non è una forma di protesta questa, ma soltanto un nostro voler essere accanto al magistrato che in Calabria sta combattendo malaffare, malapolitica e massoneria. In Calabria il problema, lo sappiamo tutti, non è solo la 'ndrangheta, ci sono questi problemi che stanno uccidendo la Calabria. Quello che dobbiamo fare, il nostro dovere fare, è stare accanto ai magistrati come Luigi De Magistris, stare accanto a chi si adopera per la legalità e la giustizia. Il vero problema è che oggi in Calabria e in Italia è la giustizia ad essere in pericolo. Torneremo di nuovo qui in piazza, lo faremo assieme a tutti i cittadini che vorranno unirsi ai nostri pullman. Aspettiamo di conoscere quale che sarà la data della decisione definitiva da parte del CSM. Dovranno trasferirci tutti se vorranno trasferire De Magistris. Siamo sporchi e brutti, noi invece siamo in tempo. Dottore, siamo con lei! Troppo male, De Magistris! Troppo male! Troppo male! Non mollare! Non mollare! Troppo male! Ammazzateci tutti, 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 ammazzateci tutti.